Eccoci qua, un anno dopo dalla pubblicazione del mio primo video qui su questo canale YouTube. Onestamente un po' mi fa strano e mi vengono i brividi a pensarci che 12 mesi fa decisi di lanciarmi in questo progetto, in questa sfida, e al momento sono qui e voglio fare in questo video un po' tirare le conclusioni, capire quali sono i pro e i contro di avere un canale YouTube e cercare di tirare le somme per capire che cosa è stato del passato, cosa farò nel presente e come affronterò il futuro. Quindi andiamo. Ciao a tutti, se non mi conosci io mi chiamo Oscar Aceti e in questo canale YouTube parlo delle mie esperienze personali e lavorative riguardo il mondo del digital e dello sport. In questo video, rispetto agli altri in cui ho uno script un pochino più strutturato, voglio parlare più liberamente e a ruota libera proprio per condividere i miei sentimenti, le mie emozioni, i più vere e spontanei possibili. Riguarda proprio questa esperienza di questo anno con questo canale YouTube. Però, visto che comunque è passato un anno ed è il primo compleanno ufficiale del mio canale YouTube, mi sembrava giusto farmi un regalo. Eccolo qua. Andiamo a scartare. Tensione, attenzione. Maglietta personalizzata del canale. Sì, dai, forse sono un po' malato, però, cioè, il primo compleanno mi sembra che il regalo al canale YouTube se lo meriti e mi sembrava qualcosa di bello per dare anche un tocco personale. Adesso mi cambio. C'è pure l'etichetta. A posto. Sì, forse dovrei dargli una stirata, ma dai, ci sta un sacco, no? O sbaglio? A me piace. Innanzitutto volevo spiegare il motivo per cui in questi 2 mesi sono stato molto discontinuo, se qualcuno mi dovesse per caso seguire. E il motivo è stato principalmente che da maggio in poi alla mia università, cioè la IULM, che io studio marketing, consumi e comunicazioni, indirizzo digital marketing, la sessione d'esame inizia molto presto, intorno al 10 maggio. Quindi in pratica da 10-15 maggio fino a metà giugno sono stato impegnato con gli esami universitari a cui ovviamente ho dato la priorità. Inoltre poi ho iniziato recentemente a lavorare per un camp sportivo con i bambini che mi occupa praticamente da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 tutti i giorni. Quindi immaginatevi poi alla sera con gli allenamenti, ecco. Immaginatemi come arrivo poi nel weekend praticamente cotto sul divano, quindi è per questo che diciamo negli ultimi 2 mesi ho pubblicato solitamente 3-4 video e per questo motivo l'analisi di quello che ho fatto nel corso dei mesi la voglio fare diciamo da gennaio ad aprile 2021 in modo che siano dei mesi diciamo affidabili a livello statistico e a livello di prestazione del canale. Per capire un po' come sono andati questi 12 mesi di YouTube ho sempre e sempre tracciato su Clockify, che è praticamente un sito dove tu puoi inserire le attività lavorative che tu fai, quindi gli slot di ore che fai nelle diverse attività per un particolare progetto. Io lo faccio sia per il mio canale YouTube e sia per il lavoro da social media manager per la Virtus Germinate di cui vi ho parlato tante volte. E questo permette di capire come tu sfrutti il tempo e lo dividi nelle diverse attività e serve per fare analisi post lavoro per capire se sei produttivo, se sei efficiente, che cosa dovresti utilizzare il tuo tempo, in che modo dovresti utilizzare il tuo tempo e quali attività in realtà ti portano beneficio e quali altre no. Adesso io mi sono stampato praticamente il riassunto dei mesi da gennaio ad aprile, quindi questi primi 4 mesi del 2021, ripeto maggio e giugno no perché sono stato discontinuo e vi ho spiegato il motivo, e vi proietterò anche a voi qua sullo schermo lo screen di Clockify dove si vede appunto la tabella del tempo. Analizzando come ho suddiviso il tempo, innanzitutto vediamo 167 ore in 4 mesi in cui ho pubblicato esattamente 16 video, cioè 4 video al mese, 1 a settimana. Quindi sono stato praticamente perfetto per questi 4 mesi. Bravo Oscar, complimenti. Significa che all'incirca al mese spendo 40 ore, poco più, al mese per il mio canale YouTube e all'incirca 10 ore a settimana.
togliendo che il sabato e la domenica sono due giorni, diciamo, di riposo, chiamiamoli così, che poi in realtà erano i giorni in cui utilizzavo di più il tempo proprio per YouTube, è come se ogni giorno io avessi lavorato per 2 ore mediamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, da gennaio ad aprile, per YouTube, che a pensare è davvero un impegno molto grande. E questo fa capire alle persone che pensano che in realtà realizzare un video, no, un paio d'ore hai fatto il video. Invece le statistiche e i numeri parlano e vi fanno capire quanto davvero sia impegnativo gestire un canale YouTube piccolo come il mio. Pensate i grandi colossi che magari pubblicano 3-4 video a settimana. E guardando le ore, no, qua su Qualchify, la cosa che mi urta davvero di più è vedere quante ore devo dedicare a Instagram. Infatti all'inizio avevo deciso, no, di avere canale YouTube e canale Instagram come i due social network più importanti per la mia strategia, diciamo, di comunicazione online. Ovviamente YouTube è la prima posizione, ma Instagram è comunque secondaria ma importante. Ho capito che nel corso dei mesi Instagram è diventato un peso e non mi ha dato davvero delle soddisfazioni personali. Non è una piattaforma su cui voglio puntare, ecco. E quindi ho deciso, dichiarazione importante, di eliminare o comunque nascondere il mio profilo Instagram, diciamo professionale, e utilizzare da oggi in poi solo quello personale. Quindi la prima cosa riguardo Instagram l'ho detta e ci ho pensato molto, ma in realtà è la scelta secondo me più corretta e giusta. È inutile utilizzare tantissime ore per Instagram quando è una piattaforma su cui non voglio puntare. Al contrario invece voglio avvicinarmi, diciamo, come seconda piattaforma dopo YouTube a LinkedIn, che ultimamente sto utilizzando molto proprio perché sempre di più mi sto avvicinando al mondo del lavoro. Anzi, attualmente sono alla ricerca di uno stage che dovrò svolgere obbligatoriamente dai 3 ai 6 mesi nel 2022, da gennaio a giugno, e lo sto proprio utilizzando, quindi l'ho aggiornato, l'ho messo in inglese, ho messo tutte le attività, e vorrei utilizzarlo ancora di più correlato al mio canale YouTube proprio per diffondere sia i miei video ma anche proprio per utilizzarlo come piattaforma nativa, e magari commentando, cercando altri professionisti del mio campo e stringendo relazioni in network con persone. Quindi, riassumendo, ciao ciao Instagram, potete seguirmi sul mio personale dove sarò sempre attivo, ma di più LinkedIn, quindi se vi interessa collegatevi su LinkedIn con me e ci vediamo su quella piattaforma. Lasciando perdere le ore di Clockify, volevo un po' spiegarvi secondo me quali sono i pro e i contro ad avere un canale YouTube nel 2021. Tra i contro sicuramente il tempo, come abbiamo appena visto, che davvero richiede parecchie ore di lavoro, di sforzi, eccetera eccetera, e non tutti sono pronti a farlo. Quindi se volete buttarvi in un canale YouTube dovete essere costanti nel tempo, non basta avere la grinta iniziale per le prime settimane e poi abbandonare tutto, ma bisogna avere tempo e degli slot di lavoro, di tempo di lavoro che dovete dedicare al vostro canale YouTube. L'altro contro è che oltre a essere faticoso e richiede tempo, i risultati, ahimè, si vedono solo a lungo termine. Qualche piccolo risultato, qualche piccola soddisfazione in questo primo anno me la sono presa sicuramente, però ecco, dovete essere pronti e tenere presente che i veri risultati, diciamo arrivare alla monetizzazione, per diciamo dare una soglia standard, arriveranno a 24-36 mesi. Poi se siete bravissimi e prendete un argomento che prende, magari riuscite anche in poco tempo. Però in linea di massima si dice che i canali tra i 1000 e i 10.000 iscritti hanno circa mediamente 154 video. Questa è una ricerca, quindi per farvi capire, io mi sembra che ho appena superato la quarantina, quindi fate un po' voi. Invece tra i pro sicuramente il fatto che è un progetto personale. Questo canale YouTube è una mia cosa, un mio progetto quasi imprenditoriale, e lo sento mio, quindi ogni volta che pubblico un video, ogni volta che qualcuno mi dice oh ma bravo, oh, ti seguo, davvero mi fa emozionare dentro e mi fa dire cavolo Oscar, ma stai facendo una cosa bella, una cosa importante che ti può davvero portare lontano. L'altra cosa è che comunque crea personal branding, crea network, crea contatti di persone, infatti anche sia con le persone che ho intervistato nel corso dei mesi, ma anche con chi mi segue, davvero ho conosciuto delle persone fantastiche che senza YouTube non avrei potuto conoscere, e davvero sono soddisfatto di creare un network di persone, di professionisti grazie al canale YouTube. Quindi tirate un po' le righe di quello che è stato nel corso di questo anno,
Adesso penso un po' al presente e al futuro, e quello che mi viene in mente è che sicuramente quest'estate sarà un po' di transizione, quindi luglio e agosto saranno ancora, diciamo, sulla falsa riga di maggio e giugno, quindi magari farò un paio di video al mese, magari agosto mi prendo le 2 settimane di mezzo di pausa per poi ripartire carico a settembre. La cosa che vorrò continuare senza dubbio sono le interviste, perché mi piacciono un sacco e piacciono soprattutto anche voi, infatti le statistiche e i numeri dicono questo, e porterò altri professionisti del mondo dello sport e del digital e della comunicazione sportiva che spero vi piacciano e vi possano portare valore. Continuerò con i video, diciamo, informativi tecnici, che però in realtà a me non piacciono, nonostante tutti gli esperti di YouTube dicono che più si vanno in video di nicchia, più video tecnici e verticali, tanto più facile che il tuo canale YouTube cresca, ma a me non interessa onestamente crescere, cioè, o meglio, all'inizio avevo solo del tipo no, voglio monetizzare, voglio fare big money, ma non è così. Adesso la mentalità l'ho cambiato, cioè io voglio condividere il mio percorso, le mie esperienze all'interno del digital, dello sport, anche a volte la mia vita personale, perché i prossimi video ad esempio saranno vlog o molto più focalizzati su di me che piuttosto invece sul digital e dello sport, ma è questo che voglio fare. Voglio creare un contenitore di video dove condividere le mie esperienze e quello che faccio quotidianamente all'interno sempre ovviamente del digital e dello sport, però ad esempio vorrò parlarvi anche magari dell'università oppure di altre mie passioni personali che un pochino fuoriescono da questi due macro argomenti. Questo lo so, non porta a creare una community, magari a crescere velocemente con iscritti, ma quello che mi importa a me è riuscire a condividere qualcosa mio di personale con voi, e so che poi allo stesso tempo sarete voi a condividerlo con me e a condividerlo con tutti gli altri. Quindi questo è un po' quello che voglio fare. Non mi resta davvero che ringraziarvi per l'anno passato assieme, e spero che ne verranno molti altri di mesi, settimane ed anni in cui questo canale YouTube prenderà forma. Fatemi sapere davvero nei commenti che cosa vi è piaciuto nel corso di questi 12 mesi, secondo voi, anche se sono migliorato ad esempio a parlare davanti alla videocamera, quali cose avete visto positive e quali altre cose invece secondo voi vanno migliorate. Fatelo davvero sapere nei commenti, perché ho bisogno dei vostri feedback e del vostro aiuto per migliorare costantemente, e davvero condividete anche le vostre pensieri, le vostre esperienze e i vostri interessi qui sotto nei commenti, oppure cercatemi su LinkedIn o su Instagram, perché davvero il valore è la condivisione. Grazie ancora, e ci vediamo sempre qui su YouTube. Al prossimo video.